Ciao ragazze, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video spacchettamento sbabam. Ebbene sì, è arrivato un altro pacchetto con due novità favolose che non vedo l'ora di mostrarvi e che Federico non vede l'ora di avere tra le mani, mettiamola così. Questo video è stato un'odissea perché c'è la videocamera che mi sta abbandonando, ho dei problemi con il fuoco automatico e se lo metto manuale rimane tutto sfocato, quindi speriamo, spero che non vediate sfocato, che non succeda nulla. Bando alle ciance, mi sbrigo, che è meglio. Allora, intanto ringrazio tantissimo Sbabam per questo pacco. Allora, qui ci sono le rivistine solite di cui vi parlo sempre. In questo caso ci sono in copertina gli unicorns che sono morbidissimi amici che adesso andremo a spacchettare. Parto da loro. La bustina si presenta in questo modo qua, la trovate già in edicola e costa 2,99 euro. Apriamo la prima, vediamo cosa c'è all'interno. Oddio, ragazze, sono sofficissimi! Cioè, sono bellissimi, tipo antistress. Poi queste, come si possono definire questi cosi? Però sono bellissimi, sono sofficissimi. E ovviamente, come fa sempre Sbabam, all'interno c'è il bigliettino con l'identità, quindi in questo caso Lilly, e vi spiega, insomma, c'è anche una piccola spiegazione, storia. Andiamo avanti perché ce ne sono diversi. Vediamo se anche questa volta non mi sono perso una linguetta. Eccola qui, infatti. Qua dietro avete modo di vedere tutta la collezione, cioè tutti gli unicorns disponibili. Mamma mia, che grosso! Questo qui, tutto in rosa, morbidissimo. Purtroppo Ale ancora non capisce e non può giocare con queste cose, altrimenti penso morirebbe di questi unicorns rosa. Bellissimo. Wow! Questo qui è Similpanda, direi, sempre super morbidoso, ma è rilassantissimo. Che carini! Che profumo! Sono carinissimi, ragazze, guardate che belli. Dico ragazze, bambine, perché direi che è un video spacchettamento da bambine, anche se con questi ci possono giocare tutti. Però sono tendenzialmente femminili perché sono colori molto rosa, fucsia, viola. Non riesco più a tirarlo dentro, vabbè. Poi vado avanti perché ce ne sono parecchi. Vedete, ecco qua, finalmente un unicorno azzurro, quindi più da maschietto, però bisogna essere fortunati. E voilà, bellissimo anche questo. Poi qua abbiamo un unicorno rosso, anche questo è bellissimo rosso, sembra un draghetto, più un diavoletto, è un unicorno diavoletto, guardate le cornine e le alette, carinissimo anche questo. Ce n'è ancora uno. Questo qua è sempre azzurro. Oh, pesciolino! È un unicorno pesciolino. Carinissimo anche questo. Che faccetta! Sarà felicissimo Fede. Poi, invece, hanno anche mandato altri giornaletti. Scusate se va via la luce, ma è un po' variabile qui a Torino, quindi ogni tanto passa una nuvola e copre il sole. I Diamond Melmito Slime, li ho visti tantissimo in pubblicità, sono anche tanto pubblicizzati questi qui, e me ne hanno mandati 4 da mostrarvi. Io adesso non penso che li aprirò perché farei un gran casotto. Però magari in qualche vlog, se Federico ci giocherà, io ve li farò vedere. Intanto vi faccio vedere la copertina, cioè il poster dei
degli unicorns che è veramente carinissimo. Guardate che bello. Ta-da! Carini carini, sono veramente simpatici e poi sono proprio tipo antistress, sono morbidissimi. Melmetal Diamond Slime è carino perché dovete scoprire la colorazione segreta. Questo qua lo trovate sempre già in edicola a 3,99 euro e dovete praticamente unire, vedete la forma già è una garanzia perché ha forma di cuore ed è molto carina come scatolina. Secondo me una volta che si è giocato appunto con lo slime si può anche conservare e metterci magari per le bimbe degli orecchini, dei piccoli giochini, insomma, perché ha i tre scomparti, no? Comunque, detto ciò, dovete scoprire la decorazione segreta, ovvero unire i due slime più le perle, vedere come esce fuori e poi metterlo qui, diciamo, dove c'è lo spazio libero. È molto molto carino, molto creativo. Me l'hanno mandato blu, me l'hanno mandato verde e rosso con tutte queste perline colorate, invece qua è diciamo trasparente e azzurro con le perline bianche e azzurre blu. Qua invece c'è più colori e c'è il verde e il rosso, ricorda un po' la bandiera italiana. Poi qua invece è più femminile perché c'è questo rosa, è tutto sul rosa, vedete anche le perline sono rosa e bianche. E poi qua c'è giallo e arancione.